Giada Fendi, una doppia celebrazione in realtà oggi, insomma in questo periodo, in questi mesi, perché stiamo celebrando i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, del padre della lingua italiana, e il ventennio della fondazione. Quindi come sta vivendo, cosa state organizzando per questa celebrazione? Dunque, la fondazione Alda Fendi è nata per fare gli esperimenti. Quindi noi in 20 anni abbiamo sempre fatto esperimenti d'arte e abbiamo cominciato con gli scavi della Basilica Ulpia, abbiamo fatto il più grande ritrovamento degli ultimi 50 anni, poi dopo abbiamo proseguito con tutte gli esperimenti teatrali scritti e diretti da Raffaele Curi, che sono stati poi pubblicati dall'Università della Sapienza. E poi successivamente abbiamo fatto il Palazzo Rhinoceros, che sarà il palazzo dell'arte, come ha detto Jean Nouvel, è un quartiere di arte dentro la città di Roma, come esistono i passaggi a Parigi. Naturalmente, quando abbiamo inaugurato, abbiamo anche pensato di dare la luce all'Arco di Giano, che era rimasto completamente dimenticato, abbandonato e buio, e abbiamo chiamato Vittorio Storaro per fare questa luce meravigliosa. E nello stesso tempo abbiamo fatto arrivare anche l'adolescente Michelangelo dall'Ermitage di San Pietroburgo. Adesso noi pensiamo di fare un esperimento anche con questa mostra di Dante, e abbiamo chiamato questa artista tedesca, la Claudia Roger, perché lei si è ispirata al paradiso, all'inferno, al purgatorio, insomma si è ispirata alla Divina Commedia con queste opere belle di grandi dimensioni. Ma Raffaele Curi poi ha fatto il suo sogno, perché lui ha immaginato appunto un inferno radioattivo, con le proiezioni anche di tutti i danni di Chernobyl e di Hiroshima, perché sono proprio il suicidio anche dell'umanità di ora, quindi anche con uno sfondo ecologico. Ma soprattutto poi ha fatto un paradiso invece celestiale, una luce divina, molto abbagliante. L'ultima cosa che abbiamo pensato per Dante è la partecipazione dell'Accademia della Crusca, perché noi abbiamo sempre negli anni fatto degli accordi con l'Ermitage, con gli Uffizi di Firenze, adesso quest'anno con l'Accademia della Crusca, ma anche con la Biennale di Venezia, con la Peggy Guggenheim. E quindi questo accordo è molto importante. Loro hanno pensato a un'installazione che avverrà dentro al cavedio di questo palazzo. Questo è un cavedio verticale, tutto nero, che Jean Nouvel ha voluto che sembrasse proprio tutta una notte, e molto ispirato a Piranesi, con delle grate, molto speciale per l'arte. Loro lì fanno una performance che si chiama Parola di Dante, nuova di giornata, e questa parola sarà proiettata tutti i giorni e sarà da loro commentata. Questo è un collegamento molto bello, un accordo che la Fondazione ha voluto molto fortemente. Signor Fendi, come è cambiato il panorama artistico e culturale nell'ultimo ventennio? Ma è cambiato nel senso che la cultura purtroppo è andata sempre a essere meno considerata, soprattutto per esempio in Italia non ci sono state più le sovvenzioni, anzi hanno fatto dei tagli molto grossi. Io mi sono trovata che nel mio piccolo ho cercato di fare molti regali a Roma, perché Roma è una città che uno ha quasi l'obbligo di fare dei regali. È troppo bella e troppo importante, e quindi ho pensato di regalare queste manifestazioni, l'Arco di Giano, la luce, questi regali. Anche il mio regalo è quello che da 20 anni io non faccio mai pagare nessun ingresso ai nostri esperimenti, perché l'arte e la cultura sono veramente la democrazia e la libertà, e quindi è la prima cosa che bisogna portare avanti. Grazie mille. Cosa possiamo ipotizzare per il futuro, per il periodo post-pandemico? Io penso che bisogna pensare che l'arte non può stare ferma. Infatti noi siamo stati i primi
a fare la mostra su Dante. Siamo stati molto veloci, abbiamo voluto avere questo primato perché l'arte non può stare ferma, l'arte deve andare avanti, l'arte non si può comprare, l'arte deve essere veramente una cosa per tutti, a portata di tutti e che tutti ne possono usufruire. Grazie mille per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi.